In Serie D, girone F, si gioca la 30ª, quint'ultima giornata. Cambia l'orario, fischio d'inizio su tutti i campi alle ore 15. Riflettori sulla partitissima del Gran Sasso d'Italia tra l'Aquila e Samb, che mette in palio il ruolo di rivale diretta del Campobasso per la volata verso la promozione in Serie C. Il Chieti sogna ancora un posto nei playoff, l'Avezzano inizia la cura Pagliarini, mentre il Notaresco prova a rialzarsi in casa dell'ultima in classifica. L'Aquila Samb, con uno stadio sold out, con oltre 5.000 spettatori, la squadra di Cappellacci si gioca una stagione in 90 minuti. Contro i marchigiani uno scontro diretto decisivo per prendersi lo scettro di vice capolista e restare da soli in corsa alle spalle del Campobasso capolista. Dopo il sorpasso sui marchigiani effettuato domenica scorsa e con un punto di vantaggio, Vanegas e compagni vogliono prendere il largo e proseguire l'inseguimento ai molisani, primi della classe, distanti oggi 4 punti. Il portiere Michelin ha recuperato e potrebbe tornare tra i pali dal primo minuto, arbitra Striamo di Salerno. Chieti Termoli. I neroverdi ospitano il Termoli e vogliono rimanere agganciati ai playoff. L'arbitro sarà Laganaro di Genova. I neroverdi, reduci dal buon pari di San Benedetto, si troveranno di fronte a una squadra in salute che domenica scorsa ha vinto a Riccione un importante scontro salvezza e ora vuole tenere a distanza la zona playout, solo 2 punti più giù in classifica. Sarà festa sugli spalti, all'Angelini si rinnoverà il gemellaggio tra le due tifoserie. La formazione, Luiso con il rientro di Caterino avrà tutti a disposizione e dunque ampia scelta, anche se l'impressione è che si vada verso la conferma dell'11 che ha pareggiato bene in casa della Samb domenica scorsa. In attacco Fall con Mercuri e Salvatore. Roma City Avezzano. I marsicani vengono da una settimana turbolenta. In casa del Roma City ci sarà una novità. In panchina siede Mirko Pagliarini, 48 anni, ex attaccante anche del Lanciano e tecnico nelle giovanili di Ternana e Udinese. Pagliarini ha preso il posto di Ferrazzoli che ha rassegnato le dimissioni dopo il KO casalingo nel derby contro l'Aquila, che ha fatto scivolare i marsicani al 5º posto. 2 punti più giù c'è proprio il Roma City che proverà a scavalcare i biancoverdi in una partita che si preannuncia delicatissima per il futuro dell'Avezzano. Torna dopo la lunga squalifica il difensore Damceschi. Matese Notaresco. Incassata da qualche settimana la salvezza, il Notaresco ha avuto una leggera flessione che gli è costata il posto in zona playoff. Ora i rossoblù di Mister Bruno sono a meno 4 dalla 5ª posizione e si giocano una delle ultime chance per rientrare nel giro. Domani sul campo dell'ultima in classifica Matese, obbligatorio vincere.